Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati di nuovo sul mio canale. Allora, oggi siamo qui con un nuovo video unboxing. Che cosa unboxeremo? Tra un po' lo andremo a scoprire. Diciamo solo che l'ho preso su Amazon questo prodotto. L'ho trovato scontato, a posto di 60 euro l'ho pagato 14, direi un'ottima offerta. Ma prima di andare a svelare il prodotto e spiegare un attimino e vedere la funzionalità, direi che innanzitutto vi ringrazio per questo periodo che mi state seguendo, meglio dire questo anno insieme a voi, perché il canale vero e proprio è partito l'anno scorso, tra poi tira e molla un pochino, meglio dire un po' di assenze che ho avuto per problemi personali, tra trasloco una cosa e l'altra, come potete vedere sono anche in una nuova location. Ho ritardato con i video, piano piano sto ritornando, ho messo la fibra ottica, quindi direi che finalmente sono pronto per live più serie, come già avrete notato. Due o tre live le ho fatte con la fibra ed è per fortuna è andato tutto più che bene. Poi ci terrei a dire che in questi giorni andrò a pescare, quindi vi porterò anche un video di pesca, ma non sono più a mare, quindi sono qua a Milano e sarà in un laghetto. E soprattutto che tra un paio di settimane farò una live con degli iscritti. Adesso vedremo un attimo se fare una live oppure farò delle registrazioni che poi metterò sempre sul canale con gli iscritti. E pensavo di portare prima FIFA, ovviamente con Pro Club. E in più anche di portare Rainbow, di fare delle partite, o meglio dire, dei round, e cambiare poi ogni volta squadra, o vedere un attimino come gestirla comunque. Farò fare queste due live e magari portare anche Fortnite. A settembre ovviamente tornerò con FIFA 19, quindi ci saranno nuovi appuntamenti, nuove cose, con altri giochi pian piano che verranno. Vedrò anche se portare Spiro un attimino oppure giocarci da solo. Comunque, direi subito, andiamo a vedere questo pacchettino. L'ho preso l'altra sera da Amazon, il 16, e che in poche parole questa cosa, adesso vediamo subito cos'è, anzi vedremo subito cos'è e poi vi spiegherò il perché anche l'ho comprato. Allora, il pacchettino ogni volta lo mettono. Ok, questa è la matrioscola. Poi si apre da qua, ma io non si riesco. Ok, questa è la bolla che a noi non interessa ed eccolo qua signori, wireless charger, come cazzo allora si pronuncia lui, della Samsung, che è un bel prodotto, come dicevo, che ho trovato l'altra volta scontato l'altra sera. A posto di 60 euro l'ho trovato a 14 e direi che come prezzo veramente scontato non è male. Andiamo subito a vedere il prodotto, apriamo la scatola come viene, viene. Ole. Ok, devo capire bene l'impostation, però ragazzi, manca il cavo all'interno. Manca il cavo. Vediamo un attimino perché è impossibile che mi manca il cavo. Start guida, connect travel wireless. Allora, tanto per fortuna il cavetto ce l'ho, però poi contatterò Amazon, o meglio dire, vedrò il prodotto per vedere se ho visto io bene oppure no. Perché è impossibile che danno un prodotto senza cavetto. Cioè io nella scatola l'ho trovato. Questo, libretto di istruzioni e buono. Comunque ragazzi, non credo ci sia all'interno anche il cavetto. Utilizzare col caricabatterie. Ah ok, quindi niente, caricabatterie era a parte. Porca la puttanazza. Comunque direi ragazzi, è un bel prodotto. Direi che è un bel prodotto. Direi, lo vado subito a provare. Lo attacco e vediamo insieme come funziona, se carica e se non carica ragazzi. Poi lasciatemi nei commenti un vostro parere qua sotto nei commenti. Di come vi sembra questo 3, cioè questo caricabatterie, se lo avete simile o uguale e come vi trovate. Io la prima volta, perché ho problemi, come dicevo, infatti, a caricarlo col cavo il cellulare, anzi, se lo attacco specialmente che è acceso, sembra che la batteria si scarica e ogni volta lo devo spegnere. Invece, vediamo se con questo ho risolto il problema. Quindi, ragazzi, direi, noi ci vediamo tra poco. Monto questo e noi ci rivediamo. A fra poco, signor! Ok, ragazzi, allora, l'ho montato, come ben potete vedere. C'ha pure la lucina verde sotto, che spettacolo direi. Ancora la plastichina non gliel'ho tolta. E direi andiamo a vedere come carica e se funziona.
Come vediamo sono le 11:54, andiamo ad appoggiarlo sopra e direi, ragazzi, è entrato in carica. Come ben potete vedere, ricarica veloce in 33 minuti la ricarica e sotto da verde è diventato blu che è in carica. L'ho collegato col cavo della Play, quindi no problem, cioè veramente posso anche attaccare il cavetto della Play. Come vediamo la batteria è ancora, se riesco a mettere a fuoco con sta action camera, ma non credo, comunque se si vede il cosino della carica, se no basta che faccio zip. Eccolo qua. Ed è in carica, ragazzi. Ok, quindi come ben possiamo vedere all'interno non c'era il caricabatterie, però ho già risolto. Il cellulare sta caricando, è al momento va più che bene. Oltretutto lo posso mettere anche la sera volendo vicino al letto o tenermelo vicino. Tac, e lo appoggio sopra senza avere più la rottura di palle, di fili, filettini e robe del genere che sono attaccati. Lasciatemi scritto sotto nei commenti voi cosa ne pensate di questo acquisto. Io l'ho preso anche perché mi serviva, ma quando ho visto questo qua della Samsung, che oltretutto da 60 euro l'ho pagato 14, quindi ho pensato un bel affare, un bello sconto, ho detto prendiamolo e sinceramente ben intendo. E niente, che dire ragazzi. Come ho detto prima, lasciate qua sotto scritto nei commenti cosa ne pensate del video, cosa ne pensate specialmente dell'acquisto e se avete anche voi caricabatterie simili e come vi trovate. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, condividete il video, passate anche sulla pagina Instagram bestia1488, stamattina cazzarola, sembro dislessico. Io chiudo questo video con questo bel acquisto che ho fatto. Come dicevo, della Samsung carica batterie wireless, super scontato. E noi ci vediamo al prossimo video o alla prossima live, ragazzi. Bye bye, amigo!